Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Duratocin Ferring S.p.A. Ultimo aggiornamento, 25 novembre 2021. Cos'ha Duratocin? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Duratocin durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'ha Duratocin? Duratocin è un farmaco a base del principio attivo carbetocina, appartenente alla categoria degli ormoni ossitocici e nello specifico ossitocina e analoghi. È commercializzato in Italia dall'azienda Ferring S.p.A. Duratocin può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Duratocin 100 mcg/ml soluzione iniettabile 5 flaconcini da 1 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Ferring S.p.A. Ricetta. OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe. C. Principio attivo. Carbetocina. Gruppo terapeutico. Ormoni ossitocici. Forma farmaceutica. Soluzione, uso interno. Indicazioni. Duratocin è indicato per la prevenzione dell'emorragia post-parto causata da atonia uterina. Posologia. Posologia. Taglio cesareo sotto anestesia epidurale o spinale. Prelevare 1 ml di Duratocin contenente 100 microgrammi di carbetocina e somministrare solo mediante iniezione endovenosa, sotto un'adeguata supervisione medica in ospedale. Parto vaginale. Prelevare 1 ml di Duratocin contenente 100 microgrammi di carbetocina e somministrare mediante iniezione endovenosa o iniezione intramuscolare, sotto un'adeguata supervisione medica in ospedale. Modo di somministrazione. Per somministrazione endovenosa o intramuscolare. La carbetocina deve essere somministrata solo dopo il parto del bambino e il più presto possibile dopo il parto, preferibilmente prima dell'espulsione della placenta. Per la somministrazione endovenosa la carbetocina deve essere somministrata lentamente, per oltre 1 minuto. Duratocin deve essere utilizzato in singola somministrazione. Non devono essere somministrate ulteriori dosi di carbetocina. Popolazione pediatrica. Non esiste un uso pertinente della carbetocina nei bambini di età inferiore ai 12 anni. La sicurezza e l'efficacia della carbetocina negli adolescenti non sono state ancora stabilite. I dati attualmente disponibili sono descritti nella sezione 5.1, ma nessuna raccomandazione sulla posologia può essere fatta. Controindicazioni. Durante la gravidanza e il travaglio prima della nascita del neonato. Carbetocina non deve essere usata per indurre il parto. Ipersensibilità alla carbetocina, all'ossitocina o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Malattie epatiche o renali. Casi di disturbi cardiovascolari gravi. Epilessia. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. La somministrazione di carbetocina deve avvenire solamente in unità specialistiche di ostetricia ben equipaggiate, con personale qualificato ed esperto, presente in ogni momento. L'uso di carbetocina in qualsiasi momento precedente, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Durante gli studi clinici, la carbetocina è stata somministrata in associazione con analgesici, spasmolitici e agenti usati per anestesia epidurale o spinale, e non è stato identificato nessun caso di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Duratocin durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Duratocin durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Carbetocina è controindicata durante la gravidanza e non deve essere utilizzata per indurre il parto, vedere paragrafo 4.3. Allattamento. Non sono stati riportati effetti significativi sulla discesa del latte, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non pertinente. Effetti indesiderati. Gli eventi avversi osservati con carbetocina durante gli studi clinici sono stati dello stesso tipo e frequenza di quelli osservati con ossitocina. Somministrazione endovenosa, tabella riassuntiva delle reazioni, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Un sovradosaggio di carbetocina può produrre iperattività uterina dovuta o meno all'ipersensibilità a questo prodotto. L'iperstimolazione con contrazioni forti, ipertoniche o prolungate, tetaniche, risultanti da dosi eccessive di ossitocina, può portare a rottura uterina o emorragia post-parto. Un sovradosaggio di ossitocina può portare a ipossodiemia e intossicazione da acqua in casi gravi, specialmente quando associate a un eccessivo apporto di liquidi. Essendo la carbetocina un analogo dell'ossitocina, la possibilità di un simile evento non può essere esclusa. Il trattamento di un sovradosaggio di carbetocina consiste in una terapia sintomatica e di supporto. In caso di comparsa di segni o sintomi di sovradosaggio, deve essere somministrato ossigeno alla madre. In caso di intossicazione idrica, è essenziale ridurre l'apporto di liquidi, promuovere la diuresi, correggere lo sbilanciamento elettrolitico e controllare l'eventuale insorgenza di convulsioni. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Ossitocina ed analoghi, codice ATC. H01BB03. Le proprietà cliniche e farmacologiche della carbetocina sono quelle di un agonista dell'ossitocina ad azione prolungata. Come l'ossitocina, la carbetocina si lega, proprietà farmacocinetiche. La farmacocinetica della carbetocina è stata studiata in soggetti femminili sani. Dopo somministrazione endovenosa, la carbetocina mostra un'eliminazione bifasica con una farmacocinetica lineare in un intervallo di dosi tra 400, dati preclinici di sicurezza. Dati non clinici non rivelano un particolare rischio per gli esseri umani in base a studi convenzionali di farmacologia, di tossicologia per dosi ripetute, di genotossicità e di tollerabilità locale. Elenco degli eccipienti: L-metionina, acido succinico, mannitolo, idrossido di sodio per aggiustamento del pH, acqua per preparazioni iniettabili. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di duratocina a base di carbetocina sono: carbetocina aguettant, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.